non ha sognato da bambino di diventare un astronauta. Il fascino della tuta spaziale, l'idea di fluttuare nell'aria, di guardare dall'alto la propria casa diventare sempre, sempre più piccola. Samantha Cristoforetti, nata a Milano nel 1977, è un'astronauta e la prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea, ESA. Ha ottenuto il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo, ovvero 199 giorni, con la spedizione Expedition 42-43 nel 2014-2015. Dopo essersi laureata in ingegneria meccanica all'Università di Monaco, inizia la sua carriera come pilota all'Accademia Aeronautica fino a diventare il capitano. Nel 2009 viene poi reclutata per l'addestramento degli astronauti dell'ESA e dopo 5 anni diventa la prima astronauta donna italiana ad andare nello spazio. La prima missione a cui Samantha Cristoforetti partecipa è chiamata Missione Futura, della durata di circa 6-7 mesi e prevedeva il raggiungimento della Stazione Spaziale Internazionale. La preparazione per tale missione durò più di 2 anni, documentati in maniera dettagliata da un diario scritto dalla stessa Cristoforetti. In aggiunta a ciò, la Cristoforetti, per pubblicare aggiornamenti sulle sue missioni, utilizza varie piattaforme online come Twitter o Google. Oggi Samantha vive in Germania con la sua famiglia, dove si trova il centro addestramento ESA per gli astronauti. In suo onore le è stato dedicato un asteroide dal nome Sam Cristoforetti e è stato realizzato anche un film documentario nel 2016, intitolato Astro Samantha, la donna dei record nello spazio. 1, 2, 3, 4, 5. Per poter dare alle bambine un esempio femminile positivo a cui ispirarsi, le hanno anche dedicato una Barbie, come esempio di donna che è riuscita a raggiungere le sue ambizioni con studio e dedizione.